La nuova Darsena di Pesaro, ovvero la strada tra i due porti, non è una pista per gare di auto o di moto e soprattutto bisogna garantire la sicurezza ed il rispetto dei limiti di velocità. Su questi principi si basa il lavoro di squadra che sarà portato avanti dalle autorità e dall'amministrazione comunale, che presto interesserà anche la strada panoramica del San Bartolo. Grazie anche alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e con la Polizia locale abbiamo iniziato e attivato un maggiore controllo eh, proprio per queste segnalazioni che ci erano arrivate e ovviamente con l'obiettivo di mettere a sicurezza. Eh, sia dei cittadini eh, questa strada perché appunto eh, ci sono state delle situazioni in cui le macchine e i motorini insomma, percorrevano ad alta velocità. Quindi grazie alla collaborazione con la Capitaniere di Porto e la Polizia Municipale abbiamo avviato una serie di controlli, una programmazione di controlli, quindi principalmente tra strada tra due porti e il parcheggio della nuova Darsena. E questo per garantire appunto la sicurezza e per anche implementare e rafforzare quella che è un po' la collaborazione già in essere tra il Comune e la Capitaneria di Porto. E nei prossimi giorni e a breve incontreremo anche... E tutti i vari soggetti per appunto, mettere in sicurezza anche la strada panoramica, perché anche lì ci sono state delle segnalazioni e anche lì l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza da un punto di vista stradale appunto, quella zona, e sempre nell'ottica della collaborazione eh, tra tutti i soggetti interessati e anche del rafforzamento appunto, della sicurezza dei cittadini.